a Borgiallo, dove abitavo io, c'era una zona che gli abitanti dicevano frequentata dalle masche. Una sera un mio zio andava a casa, era già tardi, era già buio, fatto sta che arrivò a casa bianco come un lenzuolo, tremava ed era stravolto, e disse alle sue donne: datemi qualcosa di forte, datemi qualcosa di forte. Ma cos'è successo? Cos'è successo? Non ve lo posso dire, non ve lo posso dire, però si sapeva che sta cosa che aveva visto, l'esperienza che aveva vissuto, era capitata a Caggerna, il posto dove tutti dicevano che avvenivano e vedevano delle cose strane. Poi c'era anche una persona di Borgiallo che era nota in tutto il circondario perché faceva sia del bene sia del male, e aveva anche un brutto carattere. Se qualcuno si, magari anche senza volerlo, le diceva qualche frase che lei non la prendeva bene, si offendeva, in quella casa poi capitava qualcosa di brutto, cercava di dargli del danno. Io adesso proprio le cose precise non posso saperle, perché quando è morta lei io ero appena nata, si può dire. E però al contrario, quando c'era qualcuno che aveva qualche animale, qualche mucca o capra o qualcosa che stava male, non sapevano come farli guarire, si rivolgevano a lei. Addirittura era stata mandata un'ostetrica condotta nella Valle Sacra per assistere alle partorienti. Sta ostetrica i primi tempi ha avuto delle difficoltà per poter svolgere la sua professione, perché le donne preferivano rivolgersi a questa persona piuttosto che a lei. Queste masche, queste persone dediche all'occulto, erano tutte provviste di libri del comando. Io ne ho visto uno, perché avevo consultato una di queste persone. Non è che sono rimasta molto soddisfatta, però l'ho visto questo libro. Di solito, quando poi la persona moriva e in casa non si voleva più continuare con questa cosa, che magari a molti eredi faceva anche un po' paura, allora questi libri venivano messi nella tomba delle persone, delle donne di potere. So con certezza uno che è stato messo nella tomba con la sua proprietaria, e poi è stato bruciato, e l'altro non posso esserne proprio sicura, però l'erede ha detto così perché avevano paura di tenerlo in casa.